Cambiamo argomento, parliamo delle lenti a contatto, non solo per non portare occhiali, ma anche per malattie specifiche. Sono importanti e ci sono regole da seguire. Il servizio di Simone Turchetti. Come mai porta le lenti a contatto? Perché è un problema di sfiancamento della cornea, un cheratocono, sia al destro che al sinistro. La lente riesce a bloccare questo sfiancamento, questa deformazione, diciamo. Non sono solo delle sostitute degli occhiali, le lenti a contatto sono anche uno strumento medico, come in questo caso, utili a curare difetti della forma dell'occhio. Miopia, presbiopia, astigmatismo, non c'è imperfezione della vista che non si possa correggere con l'uso di lenti, ma non tutti possono farvi ricorso, è sempre il medico a dover valutare se ci sono controindicazioni. Ci troviamo di fronte a un soggetto che ha una normale superficie oculare, un normale film lagrimale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e un normale movimento delle palpebre, in questo caso l'uso della lente a contatto non trova controindicazioni. Ad esempio, le lenti sono sconsigliate a chi ha disturbi alle palpebre, a chi soffre di congiuntiviti o di problemi alla cornea, e chi ha il diabete, è ipertiroideo o affetto da allergie deve prestare attenzione. Inoltre va analizzata la quantità e la qualità del film lacrimale. Cautele necessarie proprio perché le lenti sono ben più di semplici occhiali. La lente a contatto rappresenta, anche se relativamente, un bavaglio per la respirazione dell'occhio. La cornea è l'unico tessuto umano, oltre al polmone, che respira aria direttamente dall'esterno. Quindi anteporre davanti alla cornea un qualsiasi materiale, anche biocompatibile, determina una riduzione della quantità di ossigeno disponibile per la cornea. Bisogna quindi rispettare alcune norme di sicurezza. Chi usa lenti giornaliere ha meno preoccupazioni riguardo l'igiene, ma in generale vanno pulite con le soluzioni apposite vendute in farmacia e maneggiarle sempre dopo essersi lavati le mani con il sapone liquido, perché la saponetta può essere un veicolo di batteri. E lo stesso vale per l'asciugamano, meglio usare delle salviette di carta. Se non si sta attenti è facile contrarre infezioni anche gravi. Il rischio più grosso è il rischio infettivo, di infezioni sia da batteri che da parassiti. Il parassita più frequentemente incriminato è la cantameba, che vive ubiquitariamente ma soprattutto nelle acque, e quindi la complicanza più temibile è proprio una infezione della cornea, un'ulcera corneale batterica in chi non ha adoperato le norme igieniche che noi consigliamo. Complicanze che possono portare ad un trapianto di cornea o addirittura a perdere l'occhio. Inoltre ci sono delle indicazioni che tutti dovrebbero seguire. Ad esempio, anche se esistono lenti che si possono portare tutto il giorno, è bene non usarle per più di 6 ore consecutive. Mai quando si dorme la notte e mai quando si fa la doccia o il bagno in piscina. Noi chiediamo al paziente di, prima di mettere le lenti a essere visitati da un oculista, e l'oculista gli dà le norme igieniche e di uso, i tempi di uso della lente, proprio per evitare le complicanze.